Ciao, buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Si dice che chi non muore si rivede, guardate chi ho lì di fronte a me, la mia amichissima Maria Stella Donà. Ciao Maria Stella! Ciao Loredana, ciao a tutti e buon inizio, anche se l'autunno deve ancora cominciare, ma insomma buon inizio stagione autunnale, diciamo, perché ormai con questo freddo e cioè, la temperatura qui, soprattutto al nord, è precipitata, veramente ci sembra di essere in autunno, anche se c'è manca una settimana. Esatto, e a proposito di freddo, ma quanto caldo ha fatto quest'anno? No, davvero. Ricordo altri anni, ti dirò, in cui c'è stato molto caldo, però ha fatto molto caldo, sì. E comunque, insomma, non è, secondo me non è questo che dà l'idea del riscaldamento del pianeta, perché appunto momenti caldi ce ne sono stati. Certo, la temperatura dell'acqua sta aumentando, questo è il vero problema. Esatto. Qui invece a Durazzo finalmente si respira, ma ti posso assicurare che abbiamo boccheggiato non poco. Temperature percepite fino a 45 gradi. Mamma mia, quindi molto di più che in Italia. Esatto, esatto, esatto. Infatti qua non mi par vero, guarda. Senti un po', cosa hai combinato in questo lasso di tempo che non ci siamo viste? Beh, ho seguito un po' la mia mamma e ho scoperto che tantissime persone della mia generazione hanno adesso i genitori che devono seguire perché vivono tutti molto grazie a tutti la ricerca farmacologica eccetera, la vita si è allungata, però purtroppo non hanno ancora pensato non si sono molto curati della testa e quindi succede che appunto magari il cuore funziona meglio, la vita si allunga, però magari hanno dei problemi cerebrali, dei problemi neurologici e quindi insomma ci sono ancora gravi problemi da risolvere, bisogna accompagnarle di qua e di là, camminano male, insomma mia mamma ha 92 anni e insomma c'è da fare. Tieni presente che comunque le mamme, la mia è passata a miglior vita, anche se io la sento sempre presente qui con me, però sono quelle delle donne di una volta, quindi che hanno quelle tempre, quelle del dopoguerra che non si capisce perché o per come, forse perché non mangiavano schifezze, vuoi perché avevano un'alimentazione, quel che l'è, però effettivamente hanno una verba abbastanza, nonostante vabbè, è un classico sentire che le persone anziane si rompono il femore perché cascono o qualcosa del genere, cioè, le più comuni sono così, però voglio dire, dai, finché c'è vita c'è speranza, anche se è una frase c'è. Allora, tanti anni fa che cosa sarebbe accaduto? Io voglio solo dirti questo e dire ai nostri vostri spettatori questo perché io sono una fan con la F maiuscola di Peter Falk, il tenente Colombo. Non passa giorni che io conosco tutti gli episodi, tutte le battute a memoria e soprattutto credo che per l'epoca erano abbastanza avanti perché scoprire l'assassino pur noi lo sappiamo, ma come ci arriva, lui interpretazione magistrale, però la sceneggiatura è chi ideava queste cose e tante volte, sai, mi aiutano anche nelle mie, diciamo così, trattative con gli interlocutori. Quindi nel 1927 nasceva l'attore statunitense Peter Falk, così come, voglio dire, nel 16 settembre del 1977 ci lasciava Maria Callas. Ti lascio la parola non prima di dire che nel 2016 moriva il decimo presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Bene, sì, è vero, e però appunto io invece ho trovato un'altra cosa più che su chi moriva e chi nasceva, su cosa è accaduto a frate Celestino da Verona, che non è il Papa Celestino V, che è stato condannato a rogo dall'Inquisizione nel 1599. Frate Celestino era in buona fede e rifletteva sulla religione, al punto che si è autocondannato
ha dichiarato una lettera anonima, che quando ho scoperto che era la sua, ha mandato una lettera dicendo quello che lui riteneva che non era giusto, non erano giuste le cose che diceva la Chiesa. Hanno cercato anche di fargli cambiare idea, farlo abiurare, lui fino all'ultimo ci ha creduto e quindi si è fatto. Però prima era stato messo in carcere con Giordano Bruno e uno potrebbe aver potuto anche dire, beh, poteva anche stare zitto, no? E invece no, siccome ha sentito che Giordano Bruno diceva delle cose che secondo lui erano eretiche, ha scritto un bel elenco delle eresie di Giordano Bruno e le ha mandate all'Inquisizione veneziana. Ed è molto carina l'elenco, molto carino l'elenco delle cose che lui attribuisce a Giordano Bruno, che sono molto simili a cose che pensiamo tuttora noi. Per esempio, Giordano Bruno, secondo Celestino, diceva che Cristo non fu posto in croce, ma fu impiccato sopra due legni a modo di una crozzola, che allora si usava e chiamavasi forca. Che Cristo è un cane becco fottuto can. Diceva che chi governava questo mondo era un traditore perché non lo sapeva governare bene e alzando la mano faceva le fisce al cielo. Poi non c'è l'inferno e nessuno è dannato di pena eterna, ma che con il tempo ognuno si salva. E questa è una cosa che ultimamente sta dicendo anche il Papa, no? Tra l'altro. Morti i corpi, le anime vanno trasmigrando da un mondo nell'altro, dei più mondi ed un corpo nell'altro, e questa è una cosa che diceva Einstein. Einstein è stato uno dei teorizzatori del fatto che esistono più dimensioni. Che Mosè fu mago astutissimo, infatti quando si dice che camminò sulle acque in realtà era tutta una magia, quindi già nel 1599 facevano fatica a credere che Mosè camminasse sulle acque, no? Quante volte ci siamo messi a scherzare su questa cosa. E per essere nell'arte magica peritissimo, facilmente vinse i maghi di Faraone e che egli finse di aver parlato con Dio nel Monte Sinai e che la legge da lui data al popolo ebreo era da esso immaginata e finta. E che tutti i profeti sono stati uomini astuti, finti e bugiardi e che perciò hanno fatto malfine, cioè sono stati per giustizia condannati a vituperata morte come hanno meritato. E anche questo è un altro dubbio che è venuto spesso. Che il raccomandarsi ai santi è cosa ridicolosa e da non farsi. E che Caino fu un uomo da bene e che meritatamente uccise Abele, suo fratello, perché era un tristo e carnefice d'animali. Ecco, questa è un'altra cosa che vedo molto negli animalisti di oggi, no? Che sono disposti a fare qualsiasi cosa quando trovano qualcuno che tortura gli animali. Insomma, ecco, queste erano le cose che diceva Giordano Bruno e comunque entrambi nell'arco dei 6 mesi sono stati condannati al rogo tutti e due. Ma infatti ecco perché poi adesso Giordano Bruno no, ma ecco perché Celestino con tutto quello che diceva, ecco perché l'hanno bruciacchiato. Ah no, aspetta, forse non ti ho letto quella parte delle stelle che mi è sfuggita, che mi è sfuggita, che insomma che dicevano che siamo in un mondo pieno di stelle, pieno di mondi, già all'epoca insomma l'avevano pensato. Esatto. Oggi facciamo tantissimi auguri ad Alessandro Cecchi Paone, mio coscritto, nato per l'appunto il 16 settembre del 1961, e a David Copperfield, illusionista statunitense, nato nel 1956. Ok. Noi cosa vogliamo dire? Spero che vada tutto bene, abbiamo un sacco di cose da fare nei prossimi mesi, giusto? Abbiamo perché lo vedremo lunedì prossimo. Lo diremo, ci risentiamo per la prossima settimana, dai. Cosa ne dici? Sì. Quindi per i nostri, diciamo così, affezionati web spettatori, che ringrazio sempre, in maniera costante ci seguono e piano piano aumentano sempre di più. Li ringrazio, come ringrazio a te, Maria Stella, per essere stata qui con me, barra con noi, e chiaramente do a te, come al solito, le ultime battute per i saluti finali. Niente, io sono molto felice di avervi ritrovato e state bene, mi raccomando, cercate di stare sereni perché dovete tenere lontane le negatività. Pensare negativo significa entrare in una spirale di cose negative. Esattamente, lo dice me che io nasco come persona spirituale. Comunque, va bene, grazie di tutto e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.